Tonnello Sicignano con la nostra bandiera vicino. Qui siamo nei pressi del ponte del Garigliano, ristrutturato dalla provincia di Latina, ponte che è stato fatto dai Borbone, inaugurato da Ferdinando II. Qui c'è, ci sono due lapidi, una ai bersaglieri che combatterono non per l'unità della patria ma per l'ingrandimento del Piemonte, e qui c'è quello a Matteo Negri e Domenico Bozzelli, morti per difendere la patria, la loro patria, cioè il regno delle due Sicilie. Ciao Antonio. Allora Nello, che dici? Dico siamo che qui. Il 29 ottobre verremo tutti quanti qua. Verremo qui anche da Gaeta, ma in tanti. Sì. Perché ricorderemo. Siamo. Non si vede niente, cioè c'è stato nulla qua. Questo ponte è stato ristrutturato dalla provincia di Latina, è stato distrutto dai nazifascisti durante l'ultima guerra mondiale per non far passare gli americani. Qui c'è stata una tremenda resistenza con dei massacri inauditi. Che è successo? È andato in barco, ecco. Per 9 mesi. Ecco, vediamo Nello Sicignano con la nostra bandiera a ricordare Matteo Negri e Domenico Bozzelli, morti per difendere la nostra patria di allora. Abbiamo qui anche Enrico Viciconte. E qui stanno preparando per mezzogiorno una manifestazione a ricordo di quegli eventi. Abbiamo parlato con la dottoressa che vuole ricordare solo gli avvenimenti e non festeggiare nulla praticamente. Questo è un ponte storico. Non si vede bene, vedi?